Proprio nei giorni in cui la difesa al processo Minotauro dichiara che il Piemonte non è come la Calabria né come la Sicilia, il 20° rapporto Ecomafia di Legambiente dimostra come la criminalità organizzata sia tutt'altro che inattiva in Piemonte. 800 reati, 757 denunce, 139 beni sequestrati. Questi i numeri delle ecomafie in Piemonte nel 2012. Il 20° rapporto stilato da Legambiente dimostra come la criminalità organizzata nei reati ambientali sia tutt'altro che inattiva nella regione, contribuendo a incrementare un giro d'affari illegale che in Italia vale quasi 17 miliardi di euro, tra traffico di rifiuti, settore agroalimentare, mafie tutt'altro che in crisi, ad esempio nell'abusivismo edilizio. Quasi 2 miliardi di euro con più di 26.000 nuove case abusive costruite, con un'incidenza del mattone illegale su quello legale che è passato dal 2006 dal 9% al quasi 17%. In Piemonte è soprattutto l'attività legata al ciclo del cemento illegale ad interessare la 'ndrangheta, con almeno 15 clan che gestiscono illegalmente le cave. È un ciclo molto redditizio per le ecomafie e in certa misura anche molto facile perché le sanzioni, per esempio per le estrazioni abusive, sono solo amministrative e in verità molto limitate e non proporzionali alla quantità abusivamente estratta. E le cave diventano spesso anche discariche abusive. La richiesta delle forze dell'ordine di Legambiente è inasprire le pene. La richiesta della società civile è non fingere che le ecomafie non interessino il Nord. Questo bar è nominato nel rapporto Ecomafie che presenteremo quest'oggi, proprio come una di quelle attività riutilizzate che sono entrate nel circuito della legalità. Questo luogo è un luogo fortemente legato appunto al processo Minotauro e quello che significa sul nostro territorio e sicuramente tra le attività che la 'ndrangheta porta avanti nella nostra regione, nella nostra provincia, ci sono attività collegate alle Ecomafie.